bellissima. Ok, so che tutti aspettavate questo momento. E... questo è un... Si può dire Sisley? Eh? Si può dire Sisley? L'hai detto due volte già. Ok, questo è un completo Sisley per un totale di 60 euro. Perché con l'oroscopo la mia vita è cambiata in meglio. Va bene, e cominciamo. Non vi dico nulla con la musica. Mi serve qualcosa qua? No, no, va bene così. Tanto. No, magari... È seria stasera. Ma anche loro. Ok, pesci. Pesci, amici dei pesci. Amici dei pesci, ma anche dell'acquario, del sagittario, del capricorno e del toro. Stasera le mie parole saranno indirizzate a tutti voi. Questa sera non mi rivolgerò soltanto a questo, a quel segno zodiacale, ma parlerò a tutti gli italiani. Pesci italiani, cioè voglio dire italiani. Italiani, io sono un imbecille. Qui dovrei fare una roba di quelle, sai quando parli al popolo tipo italiani, sono un imbecille. In genere funziona. Funziona? Funziona. Ok, ora seri però. E in quanto imbecille, di fronte alle innumerevoli ingiustizie, alle crisi internazionali, a una guerra incombente, non capendoci una sega nulla, mi sono detto che non potevo più stare a guardare e per questo ho deciso di scendere in campo, in politica. Sapevo che l'avreste presa benissimo. E tutto il mondo in questo momento storico sembra governato da perfetti imbecilli. E noi? Cioè voglio dire, cosa stiamo facendo noi come italiani? Come possiamo, con una classe politica dotata soltanto di semplice incapacità, affrontare dei veri deficienti come Bolsonaro, Orban o Trump? Noi abbiamo bisogno in questo momento di un completo imbecille alla guida della nazione. Uno come me, uno che quando a scuola prendeva 6 meno, tutta Navacchio faceva festa. Voi Navacchio non sapete cos'è, è meglio così. Io sono qui e qualcuno dirà che pecco di presunzione, io sono sicuro che qualcuno dirà, va bene sì, pecco di presunzione, però lo voglio dire, sono sincero, io non so fare 6x8 a mente. Tutti a pensare 6x8, però voi lo sapete fa 6x8, quanto fa? Quanto fa? 36, lo devo leggere, cazzo, quanto fa? Vabbè, comunque è di questo che il nostro paese ha bisogno adesso, di 6x8. Ha bisogno di 6x8 ed ha bisogno di un imbecille come me. Voi mi direte, lo direte, lo state pensando, lo so. Voi mi direte, ma non stavamo già a posto così con quelli che già c'erano? Nah. Davvero vi accontentate di politici che si presentano a voi chiedendo il vostro voto soltanto perché ingurgitano delle pizze al salamino piccante? Cioè davvero vi basta questo? Io? Qui mi infervoro. Ok, io posso prendere la stessa identica pizza con lo stesso salamino piccante, ficcarmela su per il culo ed essere convinto di averla mangiata lo stesso! Perché io sono più stupido del leader della Lega, io sono più pavido di Zingaretti, sono più fasullo di Battista, più ignorante di Di Maio, più cialtrone di Giorgia Melone. Meloni. Tanto avevate capito di chi parlavo, ok. Lo sono, davvero, sono più stupido, sono pure più sinceramente, e ora seguitemi perché questo è stato difficile scriverlo ed è difficile leggerlo ed è difficile capirlo. Allora, sono più sinceramente convinto di essere nel giusto anche quando faccio delle cazzate, ci siamo fin qui, di quanto lo sia Renzi quando fa le sue. Io sono...
sono più stupido di loro, perché io davvero non voglio vantarmi, però è così, perché anche partendo da un medesimo livello di stupidità io non sono neppure riuscito a fare strada in politica. Cioè in politica, un ambito dove anche un'oloturia può avere un ruolo di rilievo. Sapete tutti cos'è un'oloturia, no? Per chi non lo sa, ok, sono queste... Aspetta, l'ho scritto, ho preso da Wikipedia, c'hanno proprio un nome. Le oloturie sono una classe di echinodermi fatte a forma di cacca umana, schifose, vivono sui fondali marini, in alcune regioni si chiamano cazzi di mare. In altre... Ah, va bene, abbiamo parlato. In altre, stronzi di mare. Fusaro, Marione. Cioè, anche loro hanno fatto un percorso in politica e vi giuro che non c'è nessun collegamento con le oloturie, è stato applicato. Pensavo fosse stronzi di mare. Le ho proprio... No, è che... Non ho il testo, quindi, capito? Comunque, loro hanno fatto un percorso in politica, ma io no. E perché io no? Io non ci sono riuscito perché... E non mi piace vantarmi, però io sono più stupido anche di loro. Io sono più avanti di loro. Io sono il futuro. E voi davvero, davvero vi basta un normale imbecille al governo? Ce ne sono tanti, accomodatevi. E se è così, ve lo dico, io non vi servo. Se è questo che volete, non posso impedirvelo. Voi siete liberi. E io credo nella libertà più di ogni cosa. Qui devo fare proprio il tono al politico. E credo nella democrazia. Per questo la amo così tanto, perché in democrazia ognuno di noi ha la libertà, la possibilità di votare il peggior criminale, deficiente, autodistruttivo. E di solito lo fa. Mi viene, sto morendo di caldo. Poi... No, c'ho anche il fiatone, va bene. Pensavo qualcuno notasse la mia pochette. Figurati. Ma qui il livello è bassissimo. Torniamo seri. Ognuno di noi in democrazia ha la tendenza a guardarsi intorno, no? A individuare magari, appunto, magari una bandiera che sventola. E sotto a quella bandiera magari una persona che basta guardarla per capire che poi ci fregherà. Basta ascoltarla per sapere che non manterrà nessuna delle promesse. E che prenderà i nostri sogni, no? Prenderà i nostri sogni. Questi sono i sogni. E li ricaccerà uno a uno nel posto dal quale sono venuti, fino a farli scomparire. E nonostante questo, lo votiamo comunque. A quel punto, se volete essere presi per il culo, votate me. 6-8. Quanto cazzo... Beh, voglio fare una cosa. Poi mi cambio, perché non ne posso più a star vestito in questa maniera. Se te vai sbottonato, apri. No, c'ho la buzza. Ma non so. Allora riabbottò. 6-8, quanto fa? In coro, 1, 2 e 3. 48. Che secchioni. Che brivido. Pesci. Gianni Gibi Facinotti. 6-8.